simbolismo rappresenta per Pirandello l'arte moderna. Vediamo di capire perché confrontandola con la concezione tradizionale dell'arte. L'arte tradizionale è fondata sul canone aristotelico della mimesi. Essa rappresenta la realtà, una realtà compatta e integra. L'arte umoristica rinuncia a riprodurre il reale, al contrario, lo analizza, lo scompone, soffermando l'attenzione sulla disarmonia, su ciò che risulta deforme e distorto, amplificandolo o esasperandolo. Lo scopo è quello di mettere a nudo le contraddizioni e l'inconsistenza del sistema di valori e delle verità di cui abbiamo bisogno per vivere. In una parola, quella che Pirandello definisce la trappola, l'identità sociale, gli obblighi professionali, il vincolo degli affetti familiari, sono tutte costruzioni vuote, prive di senso. Ma la vacuità di tali sovrastrutture può essere evidenziata solo da un'arte moderna che scompone e dissacra, non da un'arte convenzionale che si limita alla rappresentazione delle apparenze. Tutto questo ha conseguenze decisive sul piano della forma. Un'opera d'arte tradizionale risponde a un criterio di integrità, compiutezza, organicità. Prendiamo per esempio un romanzo tradizionale. La vicenda narrata seguirà un ordine logico cronologico e avrà un inizio, uno sviluppo e una conclusione. L'opera d'arte umoristica, proprio perché scompone la realtà puntando sulla disarmonia, non sull'organicità, è caratterizzata da strutture aperte e non concluse, non presenta un ordine, un senso o un'unica direzione. Nelle novelle e nei romanzi di Pirandello, gli eventi principali, quelli che in genere costituiscono il centro del racconto, rovine economiche, adulteri, ascese sociali o disastri familiari, sono posti ai margini. La narrazione inizia quando tutto è già avvenuto e si concentra su un avvenimento o su un'azione di per sé, insignificante.